benvenuti in questo nuovo filmato. Allora, finora ho caricato veramente tanti filmati. Ieri ne ho caricati ebbene sì tre, quindi avete avuto molto da vedere. Ma quello che ho notato, che vi ha colpito di più, è stato il blog dove ho incontrato Sweet Beauty 1990 e Miss Strawberry Fields, le due youtuber di Rucco. E lì ero ospite alla Air Fashion Night Academy di Roma, della L'Oreal Professional. In quel filmato avevo mostrato insieme a mia sorella, ci hanno regalato queste due bustine qui, vedete? Vi faccio scoprire in questo filmato che cosa c'è al loro interno. Cose veramente deliziose. Allora, partiamo subito. Allora, ci hanno regalato contenitori a spruzzo, eccoli qui. Allora, uno è chiaramente sempre L'Oreal Technique Art Fix Anti-Freeze. Se avete visto il filmato, anche Francesca, la mia stylist, che mi ha fatto quella pettinatura eccezionale, ha utilizzato questa bomboletta qui, spray, per l'anti-freeze. Poi dopo nel filmato vedrete tutto, non dico nulla perché non sono esperta per queste cose, quindi ve lo consiglierò sopra, così Francesca vi spiegherà tutto quanto. Allora, questa, e poi quest'altra qui, Wild Stylers Techni Art. Questa, da come se bene mi ricordo, Francesca me l'aveva spruzzata per la lucentezza, questa qui. Poi tanto nel filmato per tutto quanto e lei insomma ha spiegato i vari prodotti. Poi, ecco qui, arriviamo alla parte che preferisco. Una scatolina della Urban Decay, eccola, con 7 eyeshadow, quindi 7 ombretti prova, che non so se sono i nuovi ombretti o seppure già sono usciti. E la scatolina è fatta in questo modo, eccola. Cioè, io appena ho letto Urban Decay sono subito svenuta sopra la bustina. Ma adesso vi faccio vedere meglio. Allora, c'è un mini campioncino del primer che tutti conosciamo, questo. Poi i vari ombretti, eccoli qui. Vari ombrettini, vedete? Allora, c'è questo, un colore veramente bello, che poi da come credo si leva la pellicolina che c'è sopra per proteggere l'ombretto, e con il pennellino si rileva il prodotto. Quindi quest'altro, adesso non so dirvi se sono delle novità oppure se già sono uscite, non ricordo, perché la Urban Decay fa uscire talmente tante cose che mi va in confusione il cervello. Poi questo, sicuramente li testerò tutti, molto molto a breve la cosa avverrà. Quest'altro e l'ultimo, eccolo qui. E quindi dentro questa mini scatolina c'era tutto ciò. Poi proseguiamo, andiamo avanti. Allora, sempre cose della Urban Decay. Allora, vabbè, i vari volantini insomma illustrativi, questo, e poi questo Debian che si apre tutto quanto. Adesso ve lo faccio vedere, eccolo qui, eccolo, si apre tutto in questo modo, faccio così, sperando che vedrete tutto quanto. E nella prima parte, adesso mi levo la busta da sopra le ginocchia altrimenti non riesco a farvi vedere, e nella prima parte ci sono questi due campioncini, quello sopra e quello sotto. Poi di qua altri due campioncini, ecco qui, mi auguro che non stia inquadrando a vuoto. E poi questi altri due che sono degli amici da testare e da provare, ma tanto Urban Decay non ci delude mai, è una marca che non delude assolutamente. Questo era tutto il mio bottino di guerra alla Hair Fashion Night, o meglio le cosine che mi hanno regalato e che è stato piacere ricevere. Mi è piaciuto questo filmato, dato che in quell'altro, essendo il vlog molto lungo, ho dovuto togliere diverse parti, ma ho rimediato facendovi questo video aggiuntivo. Vi mando un bacione grande grande e ci vediamo nel prossimo filmato. Ciao ciao!